Mi chiamo Asylum. Ho 32 anni e sono nato sulla Luna. Oggi è il mio primo giorno di lavoro all'osservatorio per il monitoraggio delle attività extralunari di Moonshine. Non appena ho saputo del ritrovamento degli hard disk provenienti dalla Terra, ho deciso di farmi trasferire qui. Non so per quale motivo, ma i miei genitori hanno fatto di tutto per ostacolarmi. La mia curiosità innata, però, ha avuto la meglio. In realtà, non so bene cosa io ci faccia qui. È una sensazione disorientante che non ho mai provato. Come si chiama? Indecifrabilità? Strano. Non riesco ad associare alcun nome a questa parola. Come se fosse la prima volta che la provo. Inserire codice identificativo. Benvenuto Asylum. Ci incontriamo di nuovo, Manfrey. Codice identificativo 3, 1, 4. Avvio file numero 1. Caricamento dati hard disk Terra. Upload del file sul mainframe. Nome del file spot. Data 10.01.2014. Luogo del ritrovamento Moron. Avvio sessione. Attendere prego. Spot. È assoluto il potere della nebbia. Solletica con impalpabile rugiada il volto di chi la penetra. Ed è ovunque. E in un orgasmo di stimoli tattili confonde, rendendoti naufrago. Ti deraglia sulla sua rotta, atrofizzando il ricordo del tuo passato. Lui, lei, loro, quelli laggiù, tutti incanalati in pedane, come pomodori pronti a farsi passata. Scatole vuote, felici di essere riciclate, pronte a reincarnarsi in eserciti di fogli, anch'essi vuoti. Da poltiglia a futura cenere, da vescica a marciapiede bagnato. Mummie che hanno visto i propri cervelli uncinati ed estratti sono pronte, appese come abiti in lavanderia, pronte a farsi nuova nebbia, a renderle onore, arruolando nuove reclute. Torbida parabola, epitafio di una vita apparente. È assoluto il potere della nebbia. Ovunque si posa, diventa lacrima lasciva. Spettri cigolanti si muovono al suo interno, mimando l'impotenza dei popoli. Le foglie cadono, perché sugli alberi non vivono. Questo file è sicuramente uno dei più recenti. Lo stadio del contagio è già avanzato. La mente dei terrestri era ormai spenta e il decoder nel loro stomaco digeriva solo messaggi pubblicitari reiterati, non cogliendo più la differenza tra volontà e necessità. Non capisco come si possa perdere il contatto con il proprio appetito cognitivo. Non capisco davvero. Non capisco. Trovato in memoria un nuovo contenuto. È la frase di un terrestre. Investire nella pubblicità in tempo di crisi è come costruirsi le ali mentre gli altri precipitano. Ma a chi si rivolgerà la pubblicità quando tutti saranno precipitati? Non ho ricavato nulla da questa giornata di lavoro. Questo è il ricordo di persone morenti. Io cerco la vita. Chiusura sessione. Noi lunari amiamo rivivere le nostre memorie. Ricordo quando con i miei genitori scorrevamo con gioia le numerose olomemorie della mia infanzia, qui, sulla Luna.
Tutto questo grazie al più grande cloud mai progettato dalla mente umana, l'ORCS, acronimo per Organicism Records Cloud Storage, il cui cuore pensante è il mio nuovo collaboratore, il mainframe della biblioteca di Moonshine. Per gli amici, Manfree. Questa mattina, andando a lavoro, mi è tornata in mente un'olomemoria particolare che vorrei riesperire. Il mio primo compleanno. Il primo Share Day. È un evento importante per un lunare perché viene attivato il primo collegamento all'ORCS e la sua mente entra in contatto con tutti gli altri lunari. Inserire codice identificativo. Benvenuto Asylum. Codice identificativo 314. Human Device Asylum riconosciuto. Avvio l'olomemoria Share Day. Olomemoria protetta da password. Password? Ma sono io il proprietario. Password modificata in data 10.01.2114. La scorsa settimana. Ci deve essere un errore. Password modificata da account amministratore. Manfree, stai scherzando? Ho capito, vuoi farmela pagare. Non ti è andato giù quando all'esame per la borsa di studio sono riuscito a decodificare la password di accesso alla tua rete interna? Bene, se questo è il modo di darmi il benvenuto, lo accetto. Mettiamoci a lavoro. Caricamento file 2. Caricamento dati hard disk terra. Upload del file sul mainframe. Nome del file martiri. Data 17.01.2014. Luogo del ritrovamento Moron. Caricamento sessione. Attendere prego. Martiri. L'attività viene fraintesa e diventa abuso di stupidità. Orgasmo da bagno pubblico. Citazione da piastrella laccata, ormai inghiottita dal fettore dei liquami che vede scorrere ogni giorno. Grumose creme che qualche ora prima apparevano così diverse. Pietanze appena sfornate, appena condite, così profumate. Croccanti fuori, tenere dentro. Così si dice in TV. Siamo esattamente come il cibo che mangiamo. Percorriamo la stessa orbita decadente, con l'unica sostanziale differenza che noi non veniamo masticati da un water. Enormi tazze per deglutire umani. Ti sei fatto escremento solo ed esclusivamente grazie a te? L'idea è stata tua e ti senti pure meglio? Mi spiace. Anzi, no, non mi dispiace affatto. Cortesemente, mettiti lì. No, aspetta, un po' più a destra. Ok, perfetto. Vuoi fare un'ultima riflessione, visto che non ne fai da anni? Cos'è una riflessione? Vorrei solo fare un appello ai politici, che è più di 20 anni che ci prendono in giro e ci fanno credere che faranno ok per noi. Come pensavo, e perché non fanno invece tirare di tirare lo sciaccone? Dire, siamo stufi. Quando hai 1000 possibilità senza sfruttarne appieno nessuna, è come non averne affatto. La rete divenne purtroppo un ammasso di condivisioni di vite mai vissute. Puoi dire di essere stato lì, là, ovunque. Puoi farmelo vedere, sentire. Puoi comunicarlo al mondo intero e il mondo intero può far finta che sia di vitale importanza che tu lo faccia. La tecnologia permette questo e altro.
Ormai permette di rievocare nel ricordo l'attivazione di tutti e cinque i sensi. Ed è questo che ci rende consapevoli di quello che abbiamo vissuto. Il poterlo ripetere, ripetere, ripetere. Non capisco davvero. Non capisco. Un filosofo disse che tutto si muove e nulla sta fermo, e che non potresti entrare due volte nello stesso fiume. Il mondo cambia, ma soprattutto noi cambiamo continuamente. La connettività non deve servire a fossilizzare ricordi che mai saranno uguali, ma ad aumentare la consapevolezza che noi siamo esattamente quello che non possiamo più essere e che gli altri mai saranno. I terrestri non condividevano più ormai, semplicemente esternavano, con la speranza che qualcuno gli ricordasse di averlo fatto, cliccando su di un like. Manfred, ricordati di chiedere ai miei genitori di poter rivivere il mio share day attraverso la loro memoria, visto che la mia ha sicuramente un bug. Evento calendario inserito in memoria. Fine della sessione. Ci vediamo la prossima settimana. Marzo 2108. Terra. Mi chiamo Alessian Cordoba, ma per gli amici sono Alex. Ho 35 anni e vengo da Nocein, capitale del continente Sud America. Sono reporter indipendente e sono volontariamente non indotto. Molti ritengono che il contagio sia qualcosa da cui sfuggire, da cui nascondersi. Io sono convinto che sia qualcosa semplicemente da rifiutare. La volontà, se lo si vuole, è più forte dell'induzione. Il fatto che i contagiati siano così numerosi non fa altro che confermare la mia teoria. Gli esseri umani hanno volontariamente sottoscritto il contagio. Avevano la possibilità di salvarsi, ma non l'hanno voluto. Seguo da sempre gli indotti, li studio. Fornisco ai superstiti informazioni utili e mappe aggiornate. Eh sì, la Terra non sta mai ferma, cambia in continuazione, come se volesse scrollarsi di dosso queste zecche. Ora mi trovo a Hope, villaggio di poche anime sane. Sto seguendo una mandria di contagiati. I contagiati tendono a stare in gruppi, in masse. Migrano nelle aree maggiormente popolate. Le metropoli sono diventate la loro fortezza, il loro feudo. Sono schiavi delle tecnologie futili, le bramano, e là ce n'è in abbondanza. Si aggrediscono spesso tra loro, ma in una sorta di passività violenta, si ignorano anche in quel caso. Scene di contagiati che si picchiano solo per riprendere la cosa e metterla online. O chi, durante un pestaggio, continua a chattare. Manifestano una sorta di rabbia irrazionale. Ma non arrivano a uccidersi. Hanno bisogno di sentirsi in tanti. L'omicidio non è perseguito. Sembra che si nutrano di polveri liofilizzate prodotte dalla Lio Food, una costola della Lio Corporation, la multinazionale fondata da chi gestisce il virus. La vita dei contagiati scorre sul tapirulan dei social network. Condividono foto e frasi prese da siti che producono foto e frasi da condividere. Da quel che si sa, in rari casi hanno attaccato un non indotto. Ma di certo questa cosa non ci fa stare tranquilli. Continuiamo a nasconderci. Siamo troppo pochi rispetto a loro. Evitiamo assolutamente di incontrarli. Quando migrano, appaiono come immensi eserciti senza una divisa comune. Marciano muti, in attesa di riempire quel silenzio, con gli optional offerti dal prossimo gigante del cemento. La razza umana ha firmato la propria condanna a morte pur restando in vita.
quanto riusciremo a resistere prima di venir contagiati? Ci sarà un modo per restituire loro la coscienza perduta? Il tempo non ci aspetta e noi rifugiati viviamo per sopravvivere al momento. Stiamo ripartendo da zero, dalle campagne, lontani da loro. Obiettivo terminato. Passo. Eccellente. Ora non darà più problemi. Rientra alla base. Passo e chiudo. Oggi nei pressi del mio accampamento ho sentito uno sparo. Non ho capito da dove provenisse. Lì vicino ho trovato un uomo. Era in fin di vita. Il proiettile gli aveva macinato un occhio. Indossava strani abiti, respirava a malapena. Sembrava impossibile, ma era ancora vivo. Gli ho chiesto da dove venisse. Masticandosi la lingua, prima di spirare, ha detto: «Dalla luna». Cosa intendeva dire? Era una sorta di messaggio in codice a noi incomprensibile. Un'alternativa al «non posso dirvelo»? Missioni lunare condotte da umani. No, è preistoria. Chi era quell'uomo in realtà? Mi sono collegato all'hard disk del suo zaino. Prego, ignorateli. Ignorateli tutti. I loro rigurgiti codificati in parole restano rigurgiti. Le loro illusioni vendute per certezze mostrano screpolature troppo evidenti per non essere notate. Osservateli. Come un infante travestito da culturista mostrano il loro trucco così male allestito. Le ideologie, gli inni, le bandiere hanno asfaltato ogni nostra viva singolarità. Ogni sorriso, ogni abbraccio, ogni lacrima odorano di emulazione televisiva. Patriottismo da stadio. Stiamo diventando ciò che loro auspicavano, soffocati dalla voglia di risposte altrui, da quell'eterna strumentale attesa. Umane ombre scorrono in bianco e nero lungo il ciglio del tramonto. Fresche carni al banchetto delle sirene. Uomini senza anima guidano mastodonti giganti. Uomini senza cervello ungono i loro ingranaggi. Per quanto ancora gli verrà permesso? Fino a che punto dovranno spingerci prima di essere fermati? Quanto dovremo scavare nel fango prima di capire che non c'è altro che altro fango? Sinfonia gastrica, contrappunto di coscienza. Ignorateli e cesseranno di esistere. Le suppliche a loro rivolte sono caviale da degustare a labbra unte nei feudi che li proteggono. Caviale di cavie. Sospetto in fuga dal palazzo centrale. One shot, pensaci tu. Bio Corporation, laboratorio sperimentazione virus. Mandateci un'altra cavia. Conserverò questo filmato. La follia del contagio non deve sparire dalla storia. Ma cosa? Questo file è di 6 anni fa. Chi è questo Alex? Ma soprattutto, chi è quella persona che dice di venire dalla Luna? Non è possibile. Le spedizioni si sono fermate più di 20 anni fa e nessuno ha mai avuto più contatti con i volontari. Manfree, è uno scherzo? Non sono programmato per scherzare. Tale azione prevede il ribaltamento della realtà. Assolutamente vietato dallo statuto per le azioni volontarie delle colonie lunari. Risposta troppo prevedibile. A volte mi piacerebbe sentirti fare degli errori.
Taci. Questo Alex deve essere ancora in vita e pare non sia stato ancora indotto. Cosa darei per mettermi in contatto con lui? Senza il suo aiuto non avrei mai ricevuto questo file. Ma come fare? Potrei utilizzare i satelliti e appoggiarmi alla vecchia rete Wi-Fi della Terra. Il tuo lavoro consiste nell'archiviazione dei files ritrovati, l'interazione con i soggetti osservati e possibili contagiati è negata, ogni violazione dello statuto sulla sicurezza della biblioteca verrà condiviso tramite l'ORCS a tutti i lunari. Provvedimento per violazione. Cessazione forzata funzioni vitali. Ma che dici? La pena di morte non esiste sulla Luna. Stai scherzando? Ma sì, ho capito. Anche volendo non potrei. O forse posso. Se tu mi aiutassi. Ci penserò la prossima settimana. Ora sono senza energie. Ciao, Manfrey. Buon stand-by. Vivere sulla Luna è un po' come perdere la cognizione del tempo. Ogni anno è uguale all'altro e le innovazioni entrano nella nostra vita senza grande rumore. Mio padre e mia madre, da quello che mi raccontano, sulla Terra erano semplici contadini, ma qui sulla Luna pare abbiano un ruolo fondamentale. Tutti li rispettano e nessuno li contraddice. Mio padre, Get, nell'immaginario collettivo è un punto di riferimento, quasi un hub da cui dipendono tutte le periferiche. Gli sono fortemente legato. Ogni mio ricordo ha mio padre come fulcro, eppure so pochissimo di lui. Mia madre, mia madre è splendida, una stella. Si chiama Maya. Se ci fosse un colore universale sarebbe quello dei suoi occhi. Quando mi guarda, mi perdo e a volte dimentico chi sono. Ricomincio da zero. Il file della scorsa settimana ha aperto infiniti buchi neri nella mia memoria. Troppe cose a cui non ero pronto. Troppi nomi a cui non so dare un volto. Alex, un fuggiasco non indotto. Il lunare, così dice, trovato in fin di vita. Da anni non avevamo più notizie di volontari sbarcati sulla Terra. E la Leo Corporation. Inserire codice identificativo. Benvenuto Asylum. Codice identificativo 314. Manfrey, ricerca sull'ORCS le parole chiave Leo Corporation. Trovato un risultato. Visualizzare risultato. Avvio lettura automatica. La Leo Corporation, nata con il pregevole intento di inaugurare una proficua produzione di prodotti alimentari a basso costo e elevata portata proteica e vitaminica, unita a una distribuzione capillare, soprattutto nelle città più affollate, ben presto, grazie alle sovvenzioni dei governi mondiali, ha assunto il monopolio della distribuzione alimentare, aprendo sedi in tutti i continenti, diversificando la sua offerta.
Nascono infatti accanto alla Lio Food Inc., dedicata alla produzione alimentare, anche la Lio Tech Inc. e la Lio News Inc., dedicata alle telecomunicazioni. Ben presto il marchio Lio è apparso su qualsiasi prodotto di necessità ed in seguito su qualsiasi prodotto che potesse essere venduto. La tecnologia Lio consisteva nella destrutturazione delle molecole dei prodotti in una polvere con memoria meccanica, capace di riassumere la propria forma originaria nel momento del bisogno. In parole povere, veniva distribuita a polvere per far avere al consumatore un prodotto finito integro. L'idea è nata dall'ingegnere chimico Eric Monsaint, ancora in carica al momento dell'esodo sulla Luna del 2014, e dall'agricoltore Mark Heving, improvvisamente scomparso 2 anni dopo la fondazione insieme alla famiglia. La distribuzione avveniva direttamente per via aerea, rilasciando le polveri sotto forma di scie dai jet che sorvolavano le città. Un successo planetario. Dopo l'esodo sulla Luna, la Lio Corporation ha continuato le sue attività, aumentando drasticamente il numero di utenti raggiunti dalla sua distribuzione. Ma le successioni al comando sono state sempre più avvolte nell'ombra, causa anche della totale estinzione dell'informazione indipendente, unica garante di veridicità. Attualmente non si hanno dati certi sulla società, in quanto i ponti comunicativi sono stati interrotti nel 2079, anno dell'ultimo contatto. Mark Heving, scomparso. Avevo letto delle intuizioni geniali di questo semplice agricoltore. Chissà se i miei genitori lo conoscono. Mi informerò meglio. Manfrey, tu ne sai nulla? Ricerca! A volte mi chiedo se sei qui per aiutarmi o per farmi perdere tempo. Ho capito, devo lavorare. Avvio file numero 4. Magma. Cadono pezzi di carne come generi di prima necessità. Cadono e leggermente asincroni doppiano passi di zombie giganti. Ossa povere di calcio scricchiolano, gravate dal peso del cielo. Orecchi, sempre più infiammati, fanno dubitare di ogni vibrazione. Teneri corpi per tenere menti. Sentieri sbocciati nel mezzo di vicoli ciechi moltiplicano le illusioni. Illusioni di fuga, fuga dal risentimento. Eterna spora, cortocircuito di rimpianti. Fuga suicida, come lacrima che cade. Questi terrestri temevano qualcosa. Il pericolo arrivava dall'alto. Perché chiudersi in un corridoio? Perché coprirsi naso e bocca con filtri fatti in casa? Le polveri della Lio? No, non è possibile. Maledizione! Mi ero scordato dell'appuntamento con mia madre. Devo scappare.
Chiusura sessione. Maya, sono preoccupato. Sei sicura che abbiamo fatto bene a permettere ad Asylum di accedere a quei file? Di cosa ti preoccupi? Che possa soffrire? Non accadrà. Sai che è una preoccupazione inutile. A volte penso che tu lo sottovaluti. Ti ricordi quando siamo arrivati sulla Luna? Mi hai detto, Maya, nostro figlio non dovrà mai avere nulla a che fare con la Terra. E così è stato. Asylum è un lunare a tutti gli effetti. Nato da geni terrestri. Quanto il DNA si porta dietro delle nostre precedenti vite? Caro, ti dimentichi il reset. La data si sta avvicinando, come ogni anno. L'altro giorno Asylum mi ha chiesto di riesperire il suo Shard Day tramite la mia holomemoria. Non so più quale scusa inventarmi per distoglierlo da questa curiosità. Tant'è che ogni anno si ripete la stessa storia. Il DNA non mente. Da qualcuno deve avere preso. Sei veramente uno sciocco. Ogni anno deve solo ripetere la stessa scusa. Per lui sarà sempre come la prima volta. Hai visto il filmato del volontario sulla Luna? È stato ucciso da un sicario della Leo Corporation. E se Asylum scoprisse la verità prima del reset? A quello ci penserò io. Non ti preoccupare. L'altra settimana l'ho convinto a farsi una passeggiata con me. Se dovessi scoprire che sa più di quello che pensiamo, allora lo guarderò negli occhi e... Madre! Mi avete chiamato? Sì, figlio, arrivo! Ti devo salutare, è arrivato! Eccomi, Asylum. Pronto per la passeggiata? Andiamo verso il mare della tranquillità. Sai che a tua madre piace tanto. Certo, madre, ma mentre passeggiamo vorrei narrarti del video che ho visto oggi. Lo trovo molto interessante. Contagio. Proprio oggi mi sono reso conto che sarei in grado di uccidere. E ho paura. Non di uccidere, ma di essere ucciso. Sento dei rumori. Ho una pistola scarica e la notte non mi permette di vedere nemmeno quello che ho in tasca. Mi va una sigaretta. Potrebbero spararmi da un momento all'altro, ma la vorrei. Giusto un boccone di fumo. Eterno. Magari mentre il mio volto fa da quadro al mirino di un fucile. Proprio oggi mi sono reso conto che sarei in grado di uccidere. Perché l'ho fatto. Sì, ho ucciso uno dei vostri. Ho svuotato il caricatore nel suo corpo. Sparavo. Pensando che il colpo successivo scagionasse il precedente. Era come se qualcuno mi sparasse di rimando, ma l'ho fatto. La stupida legge del più forte, applicata alla mediocrità degli eventi più deboli. Faccio schifo e me ne nutro. So uccidere e questa scoperta mi sta togliendo tutto il resto. Diventerò lo scherzo che non avrei mai voluto assecondare. Assomiglierò a quelle risate che fanno da contorno alle barzellette che non si capiscono. E finalmente sarò come voi. Vedi, madre, i terrestri erano consapevoli di quello che stavano facendo. È ovvio. Il contagio è una farsa, una copertura. Come può un popolo sottoscrivere una tale deviazione della propria etica, se non volontariamente? Uccidersi semplicemente per distinguersi. Non capisco davvero, non capisco. Forse perché non hai vissuto quei momenti, figlio. Io c'ero e ho visto con i miei occhi. Il contagio è irreversibile. Quella sigla sull'unghia del terrestre.
Evidentemente il termine VIP era usato per indicare personalità eccellenti della società. Ma quando la massa punta a diventare un immenso VIP, quella parola perde totalmente di senso. Oppure era un messaggio in codice che il terrestre voleva comunicare. Sapeva qualcosa? Troppe domande. Tesoro, la mamma è stanca. Torniamo a casa. Certo, madre. Ma posso chiederti un'ultima cosa? Perché porti sempre gli occhiali da sole? Il buio lunare può essere più accecante del sole. I miei occhi sono stanchi. Non sono più quelli di una volta. Get, forse hai ragione. Dobbiamo intervenire. Mi manca il nostro asilo. Dopo il reset tornerà tutto come prima. So quanto odi farlo, ma se è necessario. Non so più cosa sia necessario e cosa sia solo utile. Prima volta. Era il 20 luglio un anno fa, eppure oggi è il 20 luglio, ma è il 1970, non il 69. È passato un anno esatto da quell'infinita diretta, la prima che ha abbracciato il mondo intero, il primo grande esperimento di ipnosi globale, per come la vedo io. Sto parlando dell'allunaggio, quello trasmesso in TV. 28 ore consecutive di diretta. Miliardi di occhi pregni di onde elettromagnetiche sintonizzati all'unisono. Una prima mondiale da sold out. Io non ho la TV, a dire il vero non ho nemmeno una casa. Ero un nomade della periferia di Regret fino a poco fa. Amo disegnare, è da quando sono piccolo che lo faccio. Mia madre aveva l'abitudine di portarmi i mozziconi di matita che trovava in giro. Divennero come un tesoro inestimabile per me. Ho passato per strada anche quelle 28 ore di un anno fa. Dalle vetrine dei bar a me preclusi, vedevo i riflessi delle persone accalcate davanti a quelle scatole. Erano come tanti schiavi, accalcati sotto la terrazza di un dittatore, in attesa di un suo vaneggiamento. E quel dittatore, ottenuto il silenzio del mondo, trasmise. 28 ore di uomini al rallentatore, che lasciavano impronte di dominio e bandiere di conquista, anche sul suolo lunare. E nel frattempo i vicoli di Regret erano deserti. Mi sentivo come l'unico sopravvissuto della mia specie. Quel silenzio artificiale mi aiutò a pensare, suggerendomi che un giorno così non c'era mai stato prima. Durante quella lunga diretta, le menti delle persone avevano smesso di pensare e i loro cuori cessato di battere. Vedevo tante copie dello stesso sguardo. Tante copie di copie. Quel giorno è stata accesa una miccia. Quanto disterà la bomba a cui è collegata? Intanto le vendite delle TV stanno salendo come una marea carnivora. Ed è passato appena un anno. Le luci hanno la forma di slogan pubblicitari e quegli stessi slogan vestono le persone, le fanno pensare e parlare a proprio piacimento. Somigliano ormai ad un pianoforte accordato sulla stessa nota. Non potevo più stare a Regret. Non potevo perché i miei disegni erano sempre più imbottiti di pubblicità e di sguardi assenti. È stato come se la mia dignità mi avesse chiesto di andarmene. Le fantasie stavano per essere schiacciate dalla bruta realtà e allora sono fuggito. È da diverse settimane che sono in viaggio. La stanchezza mi ha costretto a trovare riparo qui, sotto questo ponte, su questa piccola zolla di terra sporcata dai residui della città. Appena troverò da sfamarmi, mi rimetterò in viaggio. La notte prima di andarmene da Regret, l'ho sognata. Rispetto alla realtà era splendida. Si utilizzava l'energia dell'aria, dell'acqua, del sole. La parola petrolio non era nei vocabolari di nessuna lingua. In quella Regret potevo disegnare in eterno, senza pensare alla fame, alla povertà e alla tristezza. Ero libero,
come una barca la cui rotta asseconda i venti. In quel sogno non c'era stato un 20 luglio e nemmeno un allunaggio. Si preferiva indagare dentro se stessi, capirsi, prima di tentar di capire. Le parole conquista, guerra, economia, TV, pubblicità, stampa erano alla stregua di volgari bestemmie. Vivrò per trovare quel sogno, guidato dai flussi del caso, su quella stessa barca, ispirato da nude illusioni. Edgar. Una eterna nuvola, una eterna goccia di pioggia. Rintocchi che dal basso verso l'insù odono sprechi. Sagome bisbetiche, profane, afone. Duetta non è nulla che le rappresenta. Recrudescenze voraci, cacciatrici di sogni, uggiolano a festa. Bronzi vuoti sputano bocconi stantii, lastricando il palato di chi li ascolta. Non è possibile! È la prima volta che faccio questo sogno. Io pensavo che i sogni fossero sempre uguali. Da quando sono piccolo ricordo sempre gli stessi. Mia madre mi disse che era normale, che i lunari hanno solo sogni ricorrenti. Sarà meglio che non racconti nulla ai miei genitori. Non voglio dargli nuove preoccupazioni. Ma non voglio dimenticare. Scriverò quello che ho sognato. Da adesso in poi terrò un diario di tutto quello che vedo e faccio. Diario personale di Asylum 2202-2114. Per la prima volta ho sognato qualcosa che non sapevo, ma era così reale. Redazione Leo News. Mandatemi un giornalista, voglio parlare con qualcuno della TV. Mi trovo in un bosco a sud di Moron. Se non mi date un'intervista, giuro che mi ammazzo. È qui. Faccio sul serio. Cronisti svuotati di ogni autenticità seguono i dettami di un GPS. Benvenuti. Ogni grido servito su nastro diventa fiction. Come formiche di formiche, annegano di sé le proprie vittime. Una verità può diventare cosmica se la si pensa solamente. Ma no, non è così che va. Troppe grida dopo il ciak, troppi montaggi sceneggiati. Presenti visti da occhi ciechi. Lenti sovrapposte. Sono stanco, non ne posso più. Nascondono a dovere iridi avide di scoop. Ho perso la speranza. Occhi senza sguardi. Addio. Perché sono lì? Sono lì per uccidere ciò che fingono di tenere in vita. Stop, 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 stop. Lebo al contrario. Gusti, profumi, momenti. Si fanno articoli. Articoli con fotografia. Morte perfetta. Omogeneizzati al sapore di giornale. Buon appetito.
Chi sei, ragazzino? Da dove vieni? Mi chiamo Lessan Cordoba, signore. Perché mi stai seguendo? Per chi lavoro? Non lavoro per nessuno, signore. Sono un fuggiasco di Inein. Inein? Sei sopravvissuto all'esodo di Inein? Sì, signore. Io come altri. Ci siamo rifugiati ad Hop. Sono qui per controllare la situazione nel continente Europa. Sei coraggioso, ragazzo. O forse solo fortunato. Ma conosco pochi che sono sopravvissuti a quella mattanza. Cosa ci facevi nel bosco? E cos'è quell'oggetto che hai nelle mani? Un televisore? No, troppo piccolo. È un telefono. Ho assistito per caso a quella scena nel bosco e ho ripreso cosa accadeva. Bravo, ragazzo! Hai involontariamente partecipato alla distruzione del contagio. In che senso, signore? Come può un telefono salvarci dal contagio? Siediti, ragazzo. Beviamo qualcosa insieme. Ti sei mai chiesto da dove è partito tutto questo? Come ci siamo ridotti così? Certo, un virus diffuso in tutto il pianeta. Non mi tediare con queste teorie bislacche dei virus. L'essere umano ha sempre sviluppato, diffuso, curato coscientemente, volontariamente tutti i virus. Dal 1900 in poi lo fa per sport e per sovvenzionare le multinazionali del farmaco. Ma qui stiamo parlando di tutt'un'altra cosa. Vuole dire un virus non terrestre? Magari dalla Luna? Voglio dire che non esiste un virus e neanche l'antivirus. E dammi del tu, per favore. Ma lei, tu, come fai a saperlo? Hai mai guardato negli occhi un contagiato? O un indotto, come dicono alcuni? Eh? I virus mirano alla distruzione del corpo che li ospita e non al mantenimento in vita passivo. Gli occhi sono importanti. Gli occhi. Cosa vuoi dire? Non capisco. Davvero non capisco. Capirai, Alex, capirai. Sei intelligente, si vede dagli occhi. Continua, continua con le tue riprese della verità. È l'unico antidoto che esiste. E mi raccomando, osserva curioso il mondo attorno a te e non ti limitare a guardare solamente. Chi sei? Non mi hai detto come ti chiami? Chiamami Asylum! Ma non mi troverai nell'elenco telefonico. Da adesso in poi terrò un diario di tutto quello che vedo e faccio. Non so se qualcuno sta guardando questo video. Mi chiamo Alessian Cordoba, ma mi firmerò Alex. Il mio obiettivo sarà la verità. Asylum. Quell'uomo si chiama come me. Deve essere una coincidenza, uno scherzo del destino. Non credo di essere l'unico nell'universo con questo nome. Spero. La verità è una sola o dipende dalla forza di chi la propone? I terrestri leggevano questi giornali spazzatura senza cercare di capire cosa c'era dietro il velo della menzogna. Le rivelazioni di questi giorni hanno fortemente messo in dubbio la mia percezione della verità. Ma vedere la verità non è come viverla. Mi sento spettatore passivo. Voglio partecipare alla verità. Ma come? Manfrey, hai deciso di comunicare con me solo a versi? Credevo che la tecnologia ti avesse dotato di un vocabolario più ampio. Comunque ho capito, è finita la giornata lavorativa. Chiusura sessione.
Ciao, Manfred. Perdonaci, Asylum. Inserire codice identificativo. Manfred, sono stato qui la scorsa settimana. Non ho chiuso la sessione. Perché dovrei inserire i miei dati nuovamente? Inserire codice identificativo. Mi viene il sospetto che anche tu sia stato contagiato come i terrestri da un virus. Sì, ma quello della stupidità. Benvenuto, Asylum. Codice identificativo 314. Oggi è il tuo primo giorno di lavoro. Non ci sono file in memoria. Nessuna comunicazione dall'osservatorio. Attendere, prego. Cosa vuol dire nessun file? Ma cosa stai dicendo? Chi ha cancellato tutto? Chi ha manomesso il mainframe? Solo poche persone hanno gli accessi necessari. Pochissime. Il backup. Pensavo che la tecnologia ti avesse fornito di un cervello più avanzato. La tecnologia? Ma certo. Il mio device interno. Studi della Leo TV. È passato un anno dall'incontro con Asylum e da allora la mia vita è cambiata. Da spettatore passivo sono diventato la resistenza. Da consumatore di informazioni deviate a produttore di scorci di verità. Cercherò di farvi vedere quello che non vogliono farvi vedere. Potrei non tornare indietro, ma non importa, io vado avanti. Passo e chiudo. Thank you.
Corpi marcianti si divorano gli uni con gli altri nel maldestro tentativo di raggiungere quella rugginosa vetrina che li renderebbe visibili. Conciati e atteggiati come caricature di se stessi, non importa. Basta sfoggiare il corpo piuttosto che preservare il pudore. Il senso di vergogna viene trasformato in vanto. Esseri che si nutrirebbero dei propri scarti pur di giungere verso quella meta pixelata. Corpi consenzienti trasformati in carne da fast food. Vocaboli sfregiati da gerghi pubblicitari che, come lingue intimidatorie, li legano a sé in un bacio eterno. E i marcianti, simili a scie di sangue attratte da una pulsazione cardiaca, continuano ad avvicendarsi su quella rugginosa vetrina. O talk show o morte. Questa mail mi è stata inviata ieri sera, quindi dopo la manomissione di Manfree. Ma chi è questo virus off? L'unica cosa che ho capito è che questo posto non è più sicuro. Devo guardarmi le spalle. Mi stavano sorvegliando. Ora è tutto chiaro. Quello che ho scoperto non piace affatto. E ora inizio a capire chi abbia resettato il mainframe. Non mi fiderò più di nessuno e agirò a modo mio. Manfree, non posso dire che tu sia coinvolto o meno in tutto questo. D'altronde, sei solo una macchina. E non so perché, ma solo ora mi sento veramente vivo. Addio, Manfree. Il mio nome in codice è Mirror. Quando il virus era ancora una voce di corridoio, io ero uno degli hacker più temuti al mondo. Ora sono uno dei tanti che lotta per la sopravvivenza. Ho violato i database governativi di mezzo pianeta, ma non mi hanno mai trovato. E spero che non lo facciano mai. Quello che so, sono un bersaglio troppo gustoso. La mia compagna di disavventure. Nome in codice Proxy.
l'unica di cui mi fido in questo momento. È il mio secondo occhio, in tutti i sensi. A 18 anni lavorava per un ente governativo, era un piccolo prodigio. È stata licenziata quando si è scoperto che era il fondatore del blog directdemocracy.net, uno dei primi tentativi di rievoluzione del sistema politico internazionale, una pazza visionaria. Non ho mai saputo il suo vero nome. Insieme teniamo d'occhio i flussi dei contagiati nelle varie città. Ci troviamo ad Hope, un avamposto a sud di Inane, capitale del continente America. Le geografie sono in perenne mutazione dalla nascita del virus. La Terra era pronta a tutto, tranne che a un virus che di naturale ha ben poco. Fortunatamente Alex ci tiene aggiornati sui mutamenti dei confini. Esistono poche grandi capitali che contano centinaia di milioni di indotti ciascuna. Non c'è da stupirsi di questi numeri. La popolazione mondiale non è diminuita affatto, anzi è cresciuta. Il contagio mantiene saldi alcuni istinti primordiali, fra cui quello della riproduzione. Si riproducono perché non sanno fare altro. Non sono più in grado di creare qualcosa di originale, ma continuano a ripetere se stessi all'infinito. Oltre a Inane c'è Moron, nel continente Europa, Regret nel continente Russia e Maelstrom nel continente Cina. Quasi 100 anni fa un numero consistente di scienziati cittadini decisero di sfuggire al contagio. Si rifugiarono sulla Luna. A quei tempi vi erano numerose basi sperimentali sulla pallida sfera. E questi lunatici, come li chiamiamo noi resistenti, sono stati dei codardi. Fuggire è semplice. Hanno lanciato il messaggio che lottare è inutile o addirittura pericoloso. La verità è che lottare è diventato un lusso. Ci hanno abbandonato qui a contrastare i non contagiati che controllano il virus. Sono anche loro responsabili della nostra sorte. Traditori! Abbiamo scoperto che i vertici delle più grandi città sono tutti azionisti della Leo Corporation. In cambio di protezione e denaro forniscono all'azienda le cavie necessarie allo sviluppo del virus. Ne studiano le potenzialità, gli effetti, i possibili canali di distribuzione. Eppure c'è chi, come Alex, pensa che non esista nessun virus, che il contagio sia una montatura per giustificare l'idiozia umana. Non so quale sia la verità, ma io sono ben felice di essere sana. Noi, assieme ad altri resistenti, vogliamo dirigerci verso No Chain. Sappiamo che lì si stanno ben difendendo dal virus, ma dobbiamo muoverci con cautela. Le mandrie di contagiati si susseguono con costanza. Oltre a No Chain, le città di Be Free in Africa e Rise in Australia sono gli unici territori ancora non invasi dal virus. Siamo in continuo contatto con loro e questo ci permette di controllare gli sviluppi della tristezza indotta su tutto il pianeta. L'unico luogo su cui non abbiamo informazioni è la Groenlandia. Alex sostiene che sia un territorio off limits, in cui ancora adesso navicelle cargo partono e atterrano. Da dove arrivino non si sa. Siamo quasi tutti originari di Inane, qui ad Hope. Ed è triste pensare che probabilmente non potremo più tornarci. Troppo vicini all'occhio della Leo Corporation. Fuggimmo di notte, con la spaventosa consapevolezza che ogni passo potesse essere l'ultimo. I militari, poveri cittadini convinti che un fucile in mano regali la libertà, sorvegliano i confini della città e hanno l'ordine di abbattere chiunque provi a fuggire o ad entrare senza permesso. Insomma, chiunque non abbia ceduto al contagio. Ho perso molte persone care quella notte. Sento il peso della loro vita sulle mie spalle. Voglio vivere anche per loro. E vivrò per essere libera. Proprio l'altro giorno ho intercettato un ricordo non indotto che parlava di libertà. Un filmato talmente breve e conciso che ho deciso di impararlo a memoria. Inizia con: non avverto nulla dietro di me.
Non avverto nulla dietro di me. Non avverto nulla davanti a me. Lo stancante ritorno, e ritorno, e ritorno. Esseri fatti di fumo, che al primo vento soffian via. Malato ricordo di una possibilità in realtà mai voluta. Sdegno di specchi, inorriditi alla loro vista. Vi vediamo e sappiamo che intercettate le trasmissioni governative, ma come potete ben vedere, anche noi facciamo lo stesso. Non ascoltate le maldicenze che i cosiddetti puri ci muovono contro. Sono calunnie del tutto infondate. Unitevi a noi. No Chain, Be Free, Rise. Quando i flussi migratori si stabilizzeranno nelle nostre capitali, verremo anche lì e vi convertiremo. Non abbiate paura, è più semplice vivere da contagiati. Avrete tutte le tecnologie che vorrete gratis. Cellulari di ultima generazione, tablet, chip sottocutanei, wifi libero. La Dio Corporation non vi farà mancare nulla. Vi nutrirà, vi vestirà e si prenderà cura di voi. Aiutateci a costruire un mondo migliore. Accettate? Mai! Dobbiamo scappare. Non siamo più al sicuro qui. C'è ancora chi resiste al contagio sulla Terra. Questi ragazzi sono la nuova resistenza terrestre. Perché i miei genitori se ne sono andati? Perché non hanno lottato con loro? La Terra ha ancora una speranza. E io voglio farne parte. Mirror, Proxy, Alex hanno rischiato la vita in nome della libertà. La rischiano tuttora. Voglio mettermi in contatto con loro, ma dovrò muovermi con cautela, ponderando ogni passo, ogni respiro. Qui sulla Luna tutto è illusorio. Gli abitanti di Moonshine sono ciechi, o forse spaventati. Dietro il quieto vivere si nasconde la rassegnazione. Sento ancora lo sguardo della Leo Corporation su di me. Accettate, accettate. Mai! Aiutateci a costruire un mondo migliore. Dobbiamo scappare, dobbiamo scappare. Siamo più al sicuro, siamo più al sicuro. Il mio nome in codice è No Code. Il mio vero nome? Mi dispiace, ma lo tengo per me. Inseguivo questa povera anima sperduta, questa pecorella smarrita, da mesi. Finalmente il Signore ci ha riuniti. Dovete perdonarlo. Non è cattivo. In fondo fa solo quello che gli viene ordinato. Non gli hanno insegnato il potere della parola no. Per lui tutto è sì, padrone. La parola sì è pericolosa. Sorride.
carezza, ma ha un difetto. Avalla tutto. Non considera le conseguenze né le cause. Afferma uno stato e non guarda al prima né al dopo. Il no, al contrario, è disturbante. Come un pugno in faccia. Arresta il flusso delle cose. Mette in pausa e preme rewind e poi improvvisamente forward. Gioca col tempo perché se lo può permettere. L'uomo viola ha un valore etico superiore al becero utilizzo sportivo. L'uomo viola è studio, esame critico. L'uomo viola è storia. Il no la consulta, il sì invece la deride. Per questo nostro Signore ci ha donato 10 comandamenti, 7 dei quali sono dei no categorici. Io ero come lui. Quando sei un militare hai poche possibilità di replica. Un solo ciak e via. Se commetti un errore, l'hai commesso e basta. Non hai tempo per un riesame della situazione. Mentre tenti di farti domande, sei già morto. E la maledetta legge del chi spara per primo ha ragione. Io non ero cattivo. Ho solo fatto troppi sbagli, senza mai pagare il conto che la coscienza mi spediva, regolarmente. Ma all'indirizzo sbagliato. Ma ora è diverso. La prima volta che ho detto no è come se avessi spezzato il filo che le parche stavano tessendo per il mio destino. Ho preso quel filo e l'ho ricucito a modo mio. La mia ultima missione su questa terra è rimediare tutti i miei errori passati e, se possibile, impedirne di futuri. Fratello, sveglia. Tranquillo, ora sei al sicuro. Il nostro Signore mi ha condotto a te per salvare la tua anima, confusa e infelice. Ora non ti devi più preoccupare di niente. Non dovrai più obbedire a nessun ordine, se non ai comandamenti di nostro Signore. Ora entrerai nella comunità del Signore, ti avvicinerai a Lui. E per questo io ti ritengo fortunato. Io ti raggiungerò a breve, ma ho ancora molto lavoro da fare. Ascolta ora, fratello, la parola del Signore. La virtualità genera falsi sorrisi, false lacrime, false autorità, false gioie, dolori postati che hanno il peso di un pollice verso, facili eruzioni di sentimento, specchio del tempo presente, assenze tattili
impalpabili presenze. Arie anali, fraintese e messe su di un trono privo di direttori d'orchestra. E io che faccio? Suono, parlo. È una platea vuota quella che vedo. Non importa. Certo del fatto che prima o poi qualcuno arriverà. E nell'attesa, pubblicità. Maledetto! Of social plaque, breathing no respect. No way, no home. No way, no home. No way. Land of social plaque, breathing no respect. No way, no home. No way, no home. No way. Laboratorio mobile sviluppo milizie. Ne serve un altro. Sarà fatto. Passo e chiudo. Osserva il giusto e vedi l'uomo retto. L'uomo di pace avrà una discendenza. Ma tutti i peccatori saranno distrutti. La discendenza degli empi sarà sterminata. This is the land of social plague. Going on, I got a hand. He's going on, I got a hand.
Non so per quale motivo, ma i miei genitori hanno fatto di tutto per ostacolarmi. Avvio l'omemoria Shareday. Ho l'omemoria protetta da password. Password? Ma sono io il proprietario. Password modificata in data 10/01/2114. La scorsa settimana. Ci deve essere un errore. Password modificata da account amministratore. Non ci sono file in memoria. Nessuna comunicazione dall'osservatorio. Attendere, prego. Cosa vuol dire nessun file? Ma cosa stai dicendo? Chi ha cancellato tutto? Chi ha manomesso mainframe? Solo poche persone hanno gli accessi necessari. Pochissime. Mio padre e mia madre, da quello che mi raccontano, sulla Terra erano semplici contadini. Ma qui sulla Luna pare abbiano un ruolo fondamentale. Tutti li rispettano e nessuno li contraddice. Mark Ebbing, scomparso. Avevo letto delle intuizioni geniali di questo semplice agricoltore. Chissà se i miei genitori lo conoscono. Mi informerò meglio. Questa mail mi è stata inviata ieri sera, quindi dopo la manomissione di Manfred. Ma chi è questo virus Alpha? L'unica cosa che ho capito è che questo posto non è più sicuro. Devo guardarmi le spalle. Mi stavano sorvegliando. Ora è tutto chiaro. Quello che ho scoperto non piace affatto. E ora inizio a capire chi abbia resettato il mainframe. Non mi fiderò più di nessuno e agirò a modo mio. I miei genitori? No, non è possibile. Ma è l'unica spiegazione. Chi poteva installare una microspia nell'osservatorio? Chi poteva accedere a tutti i miei dati sul mainframe e cancellarli senza essere sospettato? E se Mark Ebbing, il cofondatore della Leo Corporation, fosse mio padre? È per questo che hanno fatto di tutto per impedirmi di lavorare all'osservatorio. Non volevano che scoprissi la verità. Sono fuggiti dalla Terra per controllare da lontano il virus ed evitare di esserne contagiati. Ma c'è qualcosa che non torna. Chi mi ha inviato quell'ultimo file? On air, dopo il reset del mainframe. Ho dunque degli alleati oltre che dei nemici. Non so più a chi credere. Magari qualcuno me li ha inviati dalla Terra. Alex, Mirror, Proxy. Devo unirmi a loro. Ma come? Eppure... Chi sei? Non mi hai detto come ti chiami? Chiamami Asylum! Da adesso in poi terrò un diario di tutto quello che vedo e faccio. Non so se qualcuno sta guardando questo video. Mi chiamo Alessian Cordova, ma mi firmerò Alex. Il mio obiettivo sarà la verità. Questo file è di 6 anni fa. Chi è questo Alex? Ma soprattutto, chi è quella persona che dice di venire dalla Luna? Non è possibile. Le spedizioni si sono fermate più di 20 anni fa e nessuno ha mai avuto più contatti con i volontari. L'unico luogo su cui non abbiamo informazioni è la Groenlandia. Alex sostiene che sia un territorio off-limits, in cui ancora adesso navicelle cargo partono e atterrano. Da dove arrivino non si sa. Devo imbarcarmi di nascosto nella stiva di una di quelle navicelle. Ho una sola possibilità di arrivare sulla Terra. Non posso fallirla. La pista di decollo, secondo le coordinate GPS, non è distante da qui.
Devo muovermi con cautela. I militari potrebbero essere sulle mie tracce. L'ho individuato. Come procedo, signora? Ti vedo sulla mappa. Sai benissimo quali sono gli ordini. Voglio che lo catturi senza senza ferirlo. Se non vuoi che ti sbatta fuori dallo scudo, non commettere errori. Ricevuto, signore. E mi raccomando, non sottovalutarlo. Asylum non è quello che sembra. Farò attenzione, signore. L'hanno trovato? È a nord-ovest, poco fuori dalla foresta. Non muoverti! Metti le mani in alto e stai calmo. Ti porto a casa. È ancora vivo! Ho espressamente dato l'ordine ai soldati di catturarlo senza fargli del male. Non ti preoccupare. E invece mi preoccupo. E se qualcosa dovesse andare storto, giuro che non te lo perdonerei. Non rendermi le cose difficili. Avvicinati lentamente e non fare scherzi. Anche se dovessero ferirlo, il chip di memoria nella sua testa non verrà toccato. Sono militari scelti, non falliranno. Solo quello conta, non è così? Il chip di memoria. Quei bastardi senza cuore ci comandano dalla terra come marionette. Ritorna in te, Maya. Sono stati loro a finanziare l'intero progetto. E noi, assieme agli altri Illuminati, abbiamo accettato di creare una colonia della Lyor Corporation sulla Luna. Questo pur di salvare le nostre famiglie dal contagio. Non fingere di dimenticarlo ogni volta che ne discutiamo. Ti ho per caso detto di abbassare le mani? Me ne frego se ci stanno ascoltando. Sanno anche loro che il vero Asylum fuggì dalla navetta prima del decollo. Get, noi non abbiamo portato nessuna famiglia sulla Luna. Solo dolore e rimpianti. Mi dispiace contraddirti, ma non tornerò a casa. È stato Asylum a voler fuggire. Aveva solo 12 anni, ma se lo fece evidentemente aveva ben chiaro il suo destino. Sai meglio di me che era speciale. Sì, ma non è detto che le sue doti gli abbiano permesso di sfuggire al contagio. Quel maledetto giorno ho perso sia lui che gran parte di me stessa. Ma non lo puoi capire. Tu non sei suo padre. Non è dipesa da me la sua fuga. Da quel giorno ho cercato semplicemente di fare del mio meglio per aiutarti a vivere. Senza Mark, senza Asylum. E tutti questi anni passati sulla Luna non significano niente per te. Rialza subito quelle dannate mani! Ora! Non costringermi a farti del male. Tu non costringermi a farti del male. Ritira le milizie. Lascia che anche questo Asylum segua il suo destino. Anche tu eri d'accordo riguardo al Reset? Sì, lo ero. La sua fuga, però, mi ha fatto ricredere. È un gesto che lo ha reso umano. Un semplice androide non si sarebbe mai ribellato. Mi dispiace, Maya, ma sai che non posso. Ho le mani legate. E adesso lasciami solo, per favore. È dal nostro arrivo sulla Luna che siamo soli. L'hai catturato. Mi senti? Ripeto, mi senti? Ripeto, hai catturato Asylum. Padre. Padre, mi sentite? Avete cancellato voi i dati nel mio computer. E la microspia?
Padre, se siete voi rispondete. So che siete lì. Perché mi state facendo tutto questo? Inserire codice identificativo. Manfrey, cosa sta succedendo? Mi stai parlando dall'auricolare o sei nella mia testa? Dopo che sei fuggito, Miss Maya ha caricato in memoria le informazioni che ti permetteranno di raggiungere la Terra. Mia madre sa che voglio raggiungere la Terra. Come fa a saperlo? Non l'ho detto a nessuno, nemmeno a te. Miss Maya può accedere anche alla tua memoria. Che intendi dire? I militari a breve saranno qui. La nostra priorità è raggiungere il luogo indicato nelle coordinate. In più, un grazie sarebbe d'obbligo. E perché dovrei ringraziarti? Chi pensi che abbia steso quel soldato? Manfrey, pare che il tuo hard disk sia intasato di film di fantascienza. Che ti vai a inventare? Vedila come vuoi, ma ora dobbiamo metterci in viaggio. Abbiamo perso fin troppo tempo. La pista di decollo delle navette è qui vicino. Negativo. La pista di decollo delle navette è presidiata da numerose unità di droni guardia. Probabilità di sopravvivenza 2%. Non una buona percentuale. Hai un piano B? Le coordinate che mi ha dato Miss Maya portano a nord, da Sfera. Sfera? Che significa? Se tutto andrà per il verso giusto, Sfera ti permetterà di raggiungere la Terra. Non capisco, davvero, non capisco. Sei più enigmatico di quando eravamo all'osservatorio. Sono enigmatico perché non ho altre informazioni a riguardo. Ehi, Manfrey. Se mia madre ti ha dato le coordinate, significa che mi sta aiutando. E se mi sta aiutando, vuol dire che è in pericolo. Miss Maya è attualmente nella sua abitazione ed è al sicuro. I dati che ha inserito in memoria provengono da un account falso da lei creato e cancellato 2 giorni fa. Speriamo non abbia lasciato nessuna traccia. Vieni a letto, scusami per prima. Get? Get! Oh mio Dio, Get, no! Dannato cubo! Tu lo finivi in meno di un minuto, mentre io non sono mai riuscita a completarne più di 2 facce. Ci vuole pazienza, mi dicevi ogni volta. Ma quella mi è sempre mancata. Sai, quando ci siamo divisi, una parte di me è andata in stand-by. È successo tutto così in fretta. Gli spari, la fuga da Hope, altri spari. Ed un tratto non c'eri più.
prima di quella maledetta notte, quando ancora credevo che niente e nessuno ci avrebbe diviso. Ripetevo il tuo nome decine di volte ogni giorno, quasi sempre per interrompere una delle tue frasi ad effetto del tipo: in un mondo alla deriva, ogni profonda certezza viene smentita dalla cruda realtà. Mi dava fastidio quando lo dicevi. Ma solo ora capisco che avevi ragione. Sì, perché in questo giorno di 16 anni fa violammo il primo database governativo. E questa sera credevo di poterne parlare con te, ridendoci sopra fino a ubriacarci. E invece mi ritrovo sola, fingendo di non esserlo. Ovunque tu sia, in alto i calici. Al tuo futuro, Mirror. Al futuro della resistenza. Hai una nuova mail. Apri mail. Dal quartier generale di No Chain. Che vuoi? Vedo che sei da quelle parti. C'è bisogno di te a sud di Libra. Abbiamo poco tempo. Continua. Ti ascolto. Siamo arrivati a Xylum. Le coordinate che Miss Maya mi ha dato portano esattamente a questo luogo. Siamo ai limiti dello scudo. Moonshine è lontana. E se questa fosse una trappola? Se avessero catturato Maya costringendola a parlare? E tu, Manfred? Da che parte stai? Viaggiare troppo con la fantasia offusca la realtà. È che mi sento disorientato. Non sono mai stato qui. Nessuno è mai stato qui. Ehi, ma... Benvenuto a Xylum, ti stavo aspettando. Ma tu sei... Sì, a Xylum. Sono il dottor Victor Sfera. Cosa sei? È una lunga storia e non abbiamo molto tempo.
Se ci trovassero, il destino di Moonshine e della Terra sarebbe segnato. I militari si stanno muovendo rapidamente. Ci stanno cercando anche fuori dallo scudo lunare. Colui che chiami Manfree ha ragione. Riesci a sentirlo? L'ho progettato io. Salute, dottore. Salute a te, Manfree. Sei stato tu a creare l'Orcs? Non da solo. Da principio eravamo una squadra affiatata, pur sapendo di essere arrivati qui finanziati dalla Leocorp, sapevamo in cuor nostro che il piano era quello di ribellarci prima o poi. Ma con l'andar del tempo molti di noi vennero corrosi dalla paura, altri dal potere. Ed è per questo che te ne sei andato. O sei qui in esilio? Dopo l'Ors, l'affiatamento che ci teneva uniti scemò. Lì a poco non c'era più una squadra. Non avendo una famiglia, rimasi solo. Gli scienziati, gli ingegneri, loro, gli illuminati, erano la mia famiglia. Da quel momento crebbe in me sempre più forte l'impulso di lasciare Moonshine. Volevo tornare a casa. E perché sei ancora qui? Il contratto stipulato con la Leocorp non prevedeva il ritorno sulla Terra per nessun motivo. Nessuna clausola a cui appellarsi, quindi, da esperto di meccanica quantistica, cominciai a sperimentare gli sviluppi, la possibilità e i limiti del teletrasporto. Ho cominciato a sviluppare un algoritmo. Per integrarlo con la biologia ho usato l'unica cavia che avevo a disposizione. Me stesso. Ecco perché sei così. Quella è la tua testa? È la testa di un mio alter ego futuro. Un difetto nell'algoritmo mi fece viaggiare nel tempo, non nello spazio. Moonshine si trasformò in un labirinto temporale senza uscita, una prigione eterna. Una volta assunto questo aspetto, decisi di fermarmi. L'istinto di autoconservazione prevalse su quello suicida. In questo stato sia i lunari che i terrestri mi avrebbero visto come un mostro. Abbandonai dunque gli esperimenti e mi nascosi qui. Soldati in avvicinamento. Quindi sarò teletrasportato sulla Terra. Apparirai a Libra, un piccolo avamposto a sud-est del continente Europa, non lontano da Moron. Nel corso dei decenni è stata colpita pesantemente dal braccio armato della Leo Corporation. Ma il cuore degli abitanti è ancora intatto. Non vogliono arrendersi al contagio. Hanno bisogno del tuo aiuto. E se durante il viaggio qualcosa dovesse andare storto?
Ti guiderò da quassù, non temere. L'algoritmo ora è corretto. Una volta arrivato a Libra, dovrò raggiungere i ribelli all'avamposto. Dovrai privarti del tuo chip di memoria e situato nella nuca. Il tuo attuale corpo si disattiverà qualche minuto dopo l'estrazione. Dovrò morire, dottore. La tua coscienza contenuta nel chip sarà analizzata e trasferita in un corpo ospite. Cambierai semplicemente forma, Asylum. Come ormai avrai intuito, non sei umano. Quello che ho appena sentito, fino a ieri mi avrebbe sconvolto. Ma poco fa ho avuto un incontro con un soldato e prima che lo atterrassi... Prima che io lo atterrassi? Come vuoi, Manfrey. Prima che tu lo atterrassi, ha sparato colpendomi. Non ho sentito alcun dolore e non mi è uscita nemmeno una goccia di sangue. Sì, a quanto pare non sono umano. Quello che ci caratterizza è ciò che ci differenzia. Sei speciale, Asylum, al di là del materiale di cui sei composto. Dovrò nascondere il chip di memoria e allontanarmi il più possibile per evitare che le milizie della Leo Corporation lo trovino. Proprio così, Asylum, conoscono il tuo aspetto. Non avresti scampo. Miss Maya ha caricato nella nostra memoria un segnale criptato localizzabile per 24 ore solo dalla resistenza. Così il tuo chip sarà in mani sicure. 2 minuti all'arrivo dei soldati. Non c'è più tempo, svelto Asylum. Avvicinati e prendi le mie mani, andrà tutto bene. Ho lasciato dietro di me persone importanti che probabilmente non vedrò più. Nonostante questo, non mi tirerò indietro. Sento che un filo inscindibile mi lega al destino del mondo. Mai mi sono sentito così umano. Per la prima volta, dottore, ho la chiara percezione di quella che gli umani chiamano paura. Non preoccuparti, Asylum. Verrò con te. Citando un detto terrestre, sei in una botte di ferro. Hai già dei fedeli alleati. È un buon inizio. Sono pronto. Quando sentirai una scossa, ripeti lentamente il tuo codice identificativo. Ehi, Doc. Sì, Asylum. Di a Maya che la perdono. 3, 2, 1. Ignition. Off of Ares 1S, testing concepts for the future of new rocket design. Thank you.
andato da quella parte. Coprimi le spalle. Eseguo. Identificati. Scanner Orcs attivato. L'ho progettato io. Contatta la base. Qui serve aiuto. Ciao. A tutte le unità, inviare l'incontro. Mi chiamo Maya. Sono uno degli scienziati partiti da Moron verso la Luna nel lontano 2068. Asilu, mio figlio, fuggì dalla navetta poco prima del decollo, rimanendo sulla Terra. Tra circa 24 ore, un androide generato dal suo DNA apparirà a sud di Libra. Una volta compiuto il viaggio, all'ordine di estrarre dal suo corpo il chip di memoria contenente importanti informazioni relative al virus tristezza indotta. Possibili sviluppi, nuove aree del contagio, punti deboli. Tutto quello che vi servirà per giocare d'anticipo sulle future mosse della Leo Corporation. Tutto quello che vi servirà per sviluppare un antidoto. Nel chip è contenuta la sua coscienza, quindi vi supplico di trovarlo prima che lo trovino loro. Gli ho dato lo stesso nome di mio figlio. Mi si spezza il cuore se penso di aver perso anche lui, senza nemmeno potergli dire addio. Ma era quello che desiderava oltre ogni cosa. Ho provato a dissuaderlo, ma è stato inutile. Il destino vince ogni volta. E anche se l'ho aiutato nel suo cammino, sarò sempre in debito con lui. Mi ha reso nuovamente una madre. E per questo gli sarò grata fino all'ultimo respiro. Abbiatene cura. Addio e buona fortuna. Asylum è appena apparso sui radar. Catturatelo! Ho trovato qualcosa che potrebbe interessarvi. Signore, Nokot ce l'ha fatta! Ha recuperato il chip di memoria. L'ora è giunta, amici. Avevo ormai perso la speranza, ma il grido d'aiuto inviato molti anni fa è stato ascoltato. Veniva dal cielo o dagli uomini? Il chip di memoria di Asylum sarà un grande alleato della Resistenza.
Da principio le macchine vennero create con l'illusione di renderci più forti, più intelligenti, certi del fatto che avremmo raggiunto un nuovo step evolutivo. Nulla di più sbagliato. La tecnologia ci ha reso pigri, manipolabili, spaventati, uguali gli uni agli altri. La vera evoluzione è dentro di noi, nello sviluppo dei sensi, del cuore, della mente. Nel corso del tempo, questi occhi hanno visto cose che nessuno dovrebbe vedere. Il contagio ha masticato interi popoli, sputandone i resti, montagne e montagne di resti. È un privilegio essere ancora qui a dare il mio contributo in questo momento così cruciale. La resistenza ha l'obbligo di risvegliare i contagiati dal sonno tecnologico che li attanaglia. Non possiamo lasciare questo ricordo, no. Siamo in debito verso la Terra. Ci ha lasciato vivere nonostante tutto quello che le abbiamo fatto. Asylum, nato sulla Luna, è sceso fin qui per ricordarcelo. Madre. Egli, pur essendo una macchina, è riuscito con fatica a sviluppare una coscienza propria, mentre noi, al contrario, siamo diventati macchine organiche prive di vita. Il suo sacrificio non può rimanere vano. L'ora è giunta. Sulla Luna.